Dopo migliaia di apparizioni in ogni parte del mondo e quasi 30 anni di ricerche, il mistero dei cerchi nel grano rimane senza soluzione. La moda dei simulatori e dei burloni ha prodotto solo delle pallide copie degli originali. Un'analisi attenta e approfondita delle varie formazioni evidenzia differenze sostanziali tra gli originali e le imitazioni. La struttura cristallina interna delle piante modificate, l'insolito sviluppo poliembrionico dei chicchi di grano, l'avvistamento di oggetti non identificati nel cielo sopra i siti autentici, le spighe disposte a spirale prima in senso orario, poi antiorario. Queste anomalie aiutano i ricercatori a distinguere le apparizioni originali da quelle fasulle. E tutte le prove sembrano collegare i cerchi nel grano a misteriose apparizioni nei cieli. Ma ciò che rende più inquietante il fenomeno dei cerchi nel grano sono i racconti di tanti testimoni oculari. Una ragazza ci ha raccontato di aver visto un oggetto volante globulare emettere un fascio di luce che, per usare le sue parole, era di un bianco abbagliante. Il raggio colpì un campo nei pressi dell'antico tumulo di Silbury Hill, risalente a 6.000 anni fa. Il giorno dopo, in quello stesso punto, furono scoperti dei motivi circolari incredibilmente simili a simboli celtici. Testimoni oculari della formazione dei cerchi sono relativamente rari, ma un ragazzo olandese avrebbe assistito all'apparizione di 3 cerchi nel campo vicino alla sua casa. All'inizio vide un oggetto sferico e luminoso, di un colore viola rosato, volteggiare sopra il campo tra le 2 e le 2.30 della notte. Poi si immobilizzò, lo vide espandersi e poi qualcosa si staccò e scese verso il campo. Me l'ha descritto così. Era come lo shuttle. Corse subito fuori e quando arrivò il terreno era ancora caldo e c'era una specie di sfrigolio nell'aria. Molte persone dicono di aver assistito alla formazione dei cerchi, ma non tutti riferiscono di dischi argentati e oggetti tubolari sospesi in cielo. Ma è quasi più incredibile che tutto si materializzi dal nulla. Nessun vortice o roba del genere. Era come se le spighe di grano si piegassero improvvisamente. Abbiamo più di 70 testimonianze raccolte in tutto il mondo che descrivono questo fenomeno. Alcuni dicono di aver sentito una specie di ronzio, poi di aver visto le spighe oscillare, piegarsi, e un attimo dopo erano comparsi i cerchi. Tutto nel giro di meno di 15 secondi, come se si aprisse un ventaglio invisibile che schiacciava al suolo tutte le spighe. Molti hanno riferito di bagliori nel cielo, lampi di luce che colpivano il terreno. Altri parlano di globi luminosi. Dicono che quando arrivavano sopra il campo si sentiva come un'esplosione, un rumore sordo, nel preciso istante in cui si verificava il fenomeno. Tutte queste testimonianze di forze misteriose rafforzano l'ipotesi di una matrice extraterrestre. Ma perché degli alieni lascerebbero un simile segno del loro passaggio per poi sparire? D'altra parte, gli avvistamenti di UFO riferiscono proprio di oggetti che appaiono e scompaiono. Oppure c'è una volontà precisa di mantenere ignota l'origine dei cerchi nel grano? Forse la prova decisiva, quella a cui tutti crederemmo, può venire da un'equipe di esperti che ha assistito alla formazione di un cerchio nel grano. Il Centro per lo studio dei cerchi nel grano organizzò turni di osservazione nella campagna inglese per tutta l'estate del 1991. Il 22 giugno, 3 ricercatori avvistarono quella che descrissero come un'arancia luminosa o una sfera dorata, prima ferma in cielo, poi muoversi a velocità incredibile. Il giorno dopo non scoprirono segni, ma in precedenza erano stati documentati dei cerchi in campi ad appena 1 chilometro di distanza. Colin Andrews e la sua squadra di ricercatori furono più fortunati. Organizzammo un complesso programma di osservazione nel 1991, utilizzando un radar e telecamere ad infrarossi. Isolammo l'intero campo con cellule fotoelettriche. Eravamo sicuri che nessun essere vivente poteva entrarci senza essere segnalato. Ma ecco, nelle prime ore del mattino si levò una specie di nebbia e nel centro del banco il radar e gli altri strumenti non captavano più nulla. E quando svanì, trovammo uno dei motivi più complessi. I segni nel grano,
sono solo la testimonianza di una presenza o contengono un messaggio per il genere umano? Col passare degli anni è come se i segni si fossero modificati. Sono diventati sempre più complessi e quasi pittorici. Infatti, da molti sono ormai chiamati agriglifi, che significa scritte sui campi. Se si accetta l'idea che si tratta di simboli tracciati da una forma di intelligenza, è logico attribuirvi un significato. È extraterrestre ed è una forma di comunicazione. Ma se si tratta di messaggi, di un tentativo di comunicare con noi attraverso la matematica o l'arte, che cosa vogliono dirci i loro autori? Ed esiste un modo per decifrarne il codice? Molti credono che il significato dei segni vada collegato alle località in cui sono apparsi. Ad esempio, in Inghilterra, la maggior parte dei cerchi è stata avvistata nell'area intorno a Stonehenge. E lo stesso vale per Silbury Hill, che è uno dei più grandi e antichi tumuli presenti in Europa. Infatti, uno degli agriglifi più complessi aveva proprio uno degli assi orientati esattamente su quel sito. E tanto Stonehenge che Silbury Hill furono realizzati da una cultura che aveva conoscenze astronomiche sorprendentemente avanzate. È logico domandarsi se queste antichissime conoscenze siano collegate alla comparsa di questi cerchi nelle stesse zone migliaia di anni dopo. E se fosse un modo per comunicare nuove e ancora misteriose conoscenze? Il professor Gerald Hawkins ha scoperto che le proporzioni delle circonferenze esprimono complesse equazioni matematiche. Più o meno nel 1990, il professor Gerald Hawkins di Washington, uno studioso di matematica pura, scoprì per caso le immagini dei cerchi nel grano. Osservandole attentamente, notò una particolare relazione tra i vari motivi e ipotizzò che potessero essere la rappresentazione di una serie di quattro nuovi teoremi matematici. Questi teoremi non si trovano in nessun testo scientifico. Successivamente, individuò un quinto teorema, una formula generale da cui potevano essere estratti tutti gli altri. Poco dopo questa scoperta, per un'incredibile coincidenza, una nuova serie di cerchi apparve in un campo presso Litchfield, non molto lontano da qui, che sembrava in qualche modo collegarsi al quinto teorema, come se gli autori dei cerchi fossero a conoscenza delle sue ricerche. Ma se tutto è matematica, non potrebbe esserci un modo per usare queste informazioni a nostro vantaggio? Il dottor Daniel Ward, del progetto Fisica delle Nuove Energie, ne è convinto. Il nostro centro si occupa della fisica delle nuove forme di energia. Studiamo fonti energetiche che non richiedano l'uso di combustibili. Nel realizzare certi sistemi, abbiamo scoperto che alcuni circuiti integrati funzionano al meglio seguendo schemi ricalcati sulla geometria dei cerchi nel grano. È possibile che i creatori dei cerchi stiano cercando di aiutarci? E che il nostro pianeta, e l'Inghilterra in particolare, siano da millenni inconsapevolmente osservati da civiltà aliene? Tutto ciò potrebbe spiegare un'altra incredibile coincidenza. Nella regione in cui nel 1991 si concentrarono gli avvistamenti dei globi dorati in cielo, le colline portano nomi spesso antichi di molti secoli. È un caso che una di queste è da sempre chiamata la collina del globo d'oro? Sono convinta che c'è una forma di intelligenza dietro a questi fenomeni e che esprimono un codice universale di comunicazione. Credo che stiano comunicando con noi e usano questi cerchi invece di metodi più avanzati per trovare una specie di linguaggio comune, comprensibile a uno scienziato e a un bambino di 10 anni. È possibile che qualcuno stia provando a comunicare con noi da tantissimo tempo, ma non abbiamo ancora imparato a decodificare il messaggio. John Eric Backyard ha tentato di decodificare questi cerchi in base ad un alfabeto unico, chiamato Tifinagh, risalente a 4.000 anni fa. Secondo Backyard, questi segni vogliono dire «questo è il luogo del serpente o del male», una frase dal significato oscuro. Oggi le formazioni non sono più limitate ad una sola nazione, ai soli campi di cereali o ai soli simboli circolari. Sono apparse sulle risaie, nei boschi di conifere e sulle montagne innevate della Turchia. Alcune si estendono per più di 150 metri. Eppure una documentazione così vasta ed uniforme fino ad ora non ci ha trasmesso che una sola certezza. C'è un'intelligenza dietro a questi segni.
Una teoria vuole che i disegni siano stati tracciati da piccole sfere di fuoco che volano sui campi. A me risulta difficile credere a questa ipotesi. Vi sono due aspetti di questa teoria. Il primo, le sfere di fuoco lasciano tracce. Nel disegno si trovano piante disidratate e si riscontrano anche bruciature su alcune piante. Il secondo, i video amatoriali girati da alcuni testimoni, sono una prova della teoria dei piccoli oggetti volanti, anche se è possibile che i video siano stati manipolati. Io invece ho adottato un approccio più scientifico. Io misuro grandezze fisiche, misuro l'espansione delle cellule e delle piante. Faccio un esempio. Se metto dei semi nel forno a microonde, i semi irradiati tendono ad ingrossarsi, ad aumentare di volume. E quando si raffreddano, non rimpiccioliscono, restano come sono. Le cellule negli steli delle piante sono cresciute in volume, quindi sono una variazione fisica misurabile. L'espansione termica riscontrata nelle cellule delle piante è simmetrica, è più elevata al centro del disegno e tende a scemare man mano che progrediamo verso i bordi. La struttura cellulare di tutte le piante nel campo è uguale. Quindi, se questa variazione è di origine biologica, come fanno le piante che si trovano al centro del disegno a sapere che devono ingrandirsi di più di quelle che si trovano ai margini? Come fa una pianta specifica a sapere dove si trova all'interno del disegno e di conseguenza a crescere di più o di meno di quella accanto? Ho calcolato che per ottenere una dispersione dell'espansione simile a quella misurata, la fonte di calore doveva trovarsi a circa 4 metri e 10 centimetri dal suolo. I testimoni oculari hanno infatti dichiarato che le sfere di fuoco si trovavano a 3-4 metri da... Credo che il video Oliver's Castle sia vero. So che è stato criticato e sminuito da una serie di personaggi poco attendibili, tra cui Colin Andrews e Sorensen, ma questi personaggi non hanno mai prodotto prove per smentire in modo inconfutabile l'origine del video. Nel corso degli anni ho avuto modo di mostrarlo ripetutamente e mai nessuno ha smentito la sua veridicità. A Hollywood ho mostrato il video anche ad alcuni esperti di effetti speciali e nessuno di loro ha mai messo in dubbio la genuinità di quelle immagini. Mi hanno confermato che tecnicamente sarebbe stato possibile manipolare un video per ottenere quei risultati, lavorandoci sopra per un anno intero e con una notevole spesa. Non contento, ho fatto analizzare il video da ben 4 laboratori specializzati diversi ed il responso è sempre stato lo stesso. Il video è vero al 100%. Se accettiamo il video, dovremo cambiare il modo in cui concepiamo il nostro mondo. Ritengo che i disegni siano un condensato di consapevolezza. Sono rappresentazioni di consapevolezza operativa remote, in grado di trasmettere e ricevere simultaneamente messaggi indirizzati alla Terra. Arthur C. Clarke, autore del famoso romanzo di fantascienza 2001 Odissea nello spazio. Ritiratosi a Sri Lanka, lo scienziato ci introduce nei misteri dei suoi archivi. Penso di poter sostenere di essere, mio malgrado, un esperto di UFO. Me ne interesso da quasi 50 anni, assai prima che fosse inventata l'espressione disco volante. Gli UFO sono molto comuni. Se non ne avete mai visto uno, o siete poco osservatori, o vivete in una zona molto nuvolosa. Io ne ho visti una mezza dozzina e mi sono fatta un'opinione precisa al riguardo. Poco prima della mezzanotte del 30 dicembre 1978, questo velivolo, Argosy, decollò in Nuova Zelanda. Percorse la stessa rotta seguita 10 giorni prima da un aereo che aveva segnalato la presenza di strani oggetti volanti al largo della costa di Kaikoura. Oggetti confermati dai controllori radar di Wellington. A bordo questa volta c'era una troupe televisiva con il reporter australiano Quentin Fogarty. Ci stiamo avvicinando al fiume Clarence, dove la mattina del 21 dicembre è stato avvistato il maggior numero di UFO. Ci troviamo ad un'altitudine di 4.500 metri, esattamente sulla stessa rotta seguita dal capitano Bell quando incontrò questi misteriosi oggetti. È una notte bellissima e serena. E naturalmente staremo con gli occhi aperti per vedere se c'è qualcosa di insolito.
Fogarty aveva appena finito di parlare quando accadde qualcosa. La stazione radar di Wellington ci ha appena comunicato che un oggetto ci segue a circa un miglio di distanza. Speriamo che abbia intenzioni amichevoli. Quassù cominciamo ad avere un po' di paura. Alle nostre spalle c'è un'intera formazione di oggetti volanti non identificati. È estremamente luminoso. Molto più luminoso di qualsiasi stella del cielo. Ora la luminosità si è attenuata, è sparito. Eccolo di nuovo, e sembra stia scomparendo dietro una nuvola. Non riesco a capire se sta scomparendo dietro una nuvola o se la luminosità si va attenuando. No, è luminosissimo, ha illuminato tutte le nuvole circostanti. È di gran lunga il più bello oggetto volante non identificato che abbiamo visto finora. Secondo il nostro cameraman David Cronkett, che lo sta filmando da qualche minuto, sembra che abbia la parte inferiore molto illuminata e una specie di sfera trasparente in cima. Sembra essere, un disco volante. Ce n'è un altro proprio davanti a noi, luminosissimo. Emette un lampo di luce arancione. Sembra il faro di posizione di un velivolo. Sembra che si muova con moto ondulatorio e che si giri. Non so, non riesco a capire cosa stia succedendo. Dopo l'atterraggio a Blenheim iniziarono le indagini. Secondo i più scettici si trattava semplicemente del pianeta Venere, ma in realtà la maggior parte del film era stata girata oltre mezz'ora prima che Venere potesse essere visibile. Un fisico della Marina americana, Bruce McCarby, analizzò il film e scartò le ipotesi che si trattasse di meteoriti, aerei o uccelli. Molti di questi oggetti erano apparsi sugli schermi radar. Uno aveva lasciato questa straordinaria scia su un solo fotogramma della pellicola. Sebbene l'inizio di questa sequenza sia sfocato, alcuni fotogrammi sembrano confermare ciò che i membri della troupe televisiva e i piloti dicevano di aver visto. Una base luminosa sormontata da una parte trasparente. Secondo McCarby, non c'era nessuna spiegazione nota per chiarire questi fatti. Tentare di prendere in trappola un UFO è ormai un'attività che impegna notevoli risorse. Nella boscaglia del Texas, Ray Stanford dirige il progetto Starlight International con apparecchiature molto sofisticate e costose. Il laser serve ad inviare segnali alle navi spaziali. L'obiettivo è quello di stabilire, al di là di ogni dubbio, grazie a questa tecnologia avanzata, che velivoli di altri mondi visitano la Terra. Pezzo centrale della strumentazione del progetto Starlight è un computer che controlla le attività degli UFO nella zona. Il computer chiama automaticamente in causa gli osservatori per scrutare il cielo. Fa scattare un vero stato d'allarme quando viene segnalato un atterraggio. Con tecniche come queste, Stanford spera di poter incrementare le prove già raccolte, come questo film da lui girato a Corpus Christi del Texas nel 1959. Dopo numerosi tentativi, né l'aeronautica né la Commissione Nazionale di Indagine sui Fenomeni Aerei sono riusciti a fornire una qualunque normale spiegazione. Non so che cosa fosse, ma era tubolare e luminoso, e piccoli oggetti arrivavano e partivano ad elevatissima velocità. Siamo in possesso di film, di registrazioni magnetometriche, di registrazioni audio e di tutta una serie di dati che cominciano a farci pensare che gli UFO sono oggetti tecnologici, che dopo tutto non sono qualcosa di naturale, ma qualcosa di tecnologico, altamente sofisticato e capaci di velocità e accelerazioni al di là della nostra immaginazione. In realtà ci ha sorpreso la rapidità con cui questi oggetti riescono a muoversi. Li abbiamo seguiti e francamente direi che non provengono dalla Terra, o perlomeno da nessun punto della Terra da me conosciuto.
È stato quest'uomo, Kenneth Arnold di Boys nell'Idaho, ad inaugurare l'era dei dischi volanti. Il 24 giugno 1947 decollò da questo aeroporto a Chenalis, nello stato di Washington, e si diresse alla volta dei monti High Cascade. Come membro dell'Organizzazione per la Sorveglianza e il Soccorso dell'Idaho, aveva intenzione di cercare un aereo militare schiantatosi al suolo. Ma mentre perlustrava i pendii di queste montagne, accadde qualcosa che avrebbe cambiato la sua vita e scatenato una vera ossessione in tutto il mondo, che dura ancora oggi. Direi che è stato approssimativamente in questo punto che un terribile lampo balenò nel cielo. Il mio aereo si illuminò, l'interno del mio aereo. E naturalmente in quell'attimo pensai che probabilmente era un caccia P-51 sceso in picchiata sul muso del mio aereo e che i riflessi del sole sulle sue ali molto lucide avessero causato quell'effetto luminoso. Prima di riuscire a capire cosa stesse succedendo, guardai in lontananza verso nord e vidi da dove veniva il lampo di luce. Era una formazione di velivoli dall'aspetto estremamente insolito che si avvicinavano rapidamente a Monte Rainier. Fu più o meno quando giunsi in questo punto che riuscii a vedere le superfici della coda o della parte posteriore dei velivoli. Il penultimo aereo aveva più o meno una forma a mezzaluna e naturalmente continuavo a ripetermi che si trattava dell'aereo dall'aspetto più strano che avessi mai visto. Arnold cronometrò la velocità degli oggetti volanti nel tratto tra due picchi distanti tra loro 50 miglia circa. Guardai la lancetta dei secondi del mio orologio. I velivoli avevano percorso una distanza di circa 50 miglia in un minuto e 42 secondi. Valutai la velocità in circa 1700 miglia orarie, 1781 per l'esattezza, una velocità che nel 1947 era impensabile. Abbandonata la vana ricerca, Arnold atterrò. In seguito spiegò ai giornalisti come si muovevano quegli strani oggetti. Volavano proprio come un disco quando lo si fa schizzare sull'acqua. E naturalmente da allora l'espressione disco volante e altre cose del genere entrarono nell'uso comune. Poi tutti cominciarono a vedere dischi volanti e da allora li hanno sempre visti. Ed anche fotografati. Ovunque, dall'Australia, dove un allevatore scattò questa strana fotografia, all'America, da cui ci viene questa classica foto scattata nel 1950 nell'Oregon. Alcune foto mostrano dettagli tali da far sorridere anche i meno scettici. Altre sono più enigmatiche, come questa scattata a Madre de Dios in Perù. Questa è stata scattata da un adolescente, Stephen Pratt, nello Yorkshire. Le foto possono essere falsificate e i testimoni oculari possono sbagliarsi. L'oggetto qui descritto prima come azzurrastro, poi come rosso e luminoso, era quasi certamente Venere. Il testimone oculare era Jimmy Carter, poi diventato presidente degli Stati Uniti. Talvolta anche centinaia di persone possono essere tratte in inganno. Molti pensarono che questa apparizione sulle montagne rocciose fosse una nave spaziale. In realtà si trattava di un meteorite che sfiorò l'atmosfera terrestre a 40 miglia di altezza per poi rimbalzare e scomparire per sempre nello spazio. Ma non ridete di questa gente. Chiunque può essere ingannato da una cosa del genere. È successo anche a me. Infatti, dietro queste porte c'è il mio UFO prediletto. Un pomeriggio tardi mi trovavo nel giardino di casa mia. Il sole era appena sopra la linea dell'orizzonte e in alto nel cielo il pianeta Venere brillava come una stella luminosa. Era una vista talmente bella che chiamai uno dei miei collaboratori e gli dissi: «Guarda Venere». Lui guardò in cielo e disse: «Oh sì, Venere». E io:
No, Venere. Guardò di nuovo e disse, Venere. Mi resi conto qualche minuto dopo che nel cielo brillavano due stelle luminose. L'altro oggetto più a nord era luminoso quanto Venere e apparentemente immobile. Ci misi un bel po' di tempo per capire cosa fosse. Era il pallone meteorologico locale. Si trovava fermo a circa 11.000 metri di altitudine e quindi appariva come un oggetto luminoso, il più convincente degli UFO. Ma si possono spiegare come errori di identificazione tutti i film che sembrano ritrarre degli UFO? Come questo, girato dall'agronomo Peter Day nei pressi di Aylesbury in Inghilterra, o come queste confuse immagini realizzate in uno stadio di baseball a Great Falls nel Montana e che secondo alcuni mostrano dei jet militari che stanno per atterrare. O come questo, girato da una troupe televisiva britannica nell'Oxfordshire. Può essere, come sostengono alcuni, semplicemente un aereo dell'aeronautica americana che scarica carburante ad una notevole altitudine? Uno dei più celebri film sugli UFO è questo, girato nell'isola di Catalina, in California, dal cameraman professionista Lee Hansen. Era una di quelle giornate limpidissime ed era per questa ragione che mi trovavo lassù, in quanto si poteva vedere fino all'infinito ed era la giornata ideale per delle riprese aeree. Apparve un oggetto argenteo con un'ombra sotto. Era metallico e si muoveva ad una velocità di circa, direi, 115 miglia orarie e sembrava largo almeno 20 metri. Nei laboratori specializzati di Pasadena, in California, ogni fotogramma del film di Hansen viene esaminato e tradotto in numeri da Robert Nathan, massimo esperto dell'analisi delle fotografie a mezzo computer. Il suo scopo è di ottenere delle immagini più chiare possibile dalla media dei migliori fotogrammi del film. Inviato dal nastro magnetico, appare sullo schermo il primo fotogramma che viene riprodotto sulla parte destra del video. Ora effettueremo una serie di operazioni in cui prenderò un fotogramma e lo aggiungerò a quello seguente. Il secondo fotogramma sta apparendo sullo schermo. Il contrasto viene intensificato e ora il secondo fotogramma viene aggiunto al primo. Questa foto rappresenta la media dei due fotogrammi. Cominciamo a vedere il cielo sullo sfondo e il delinearsi delle varie forme degli oggetti. Adesso è apparso il terzo fotogramma. Questa foto rappresenta la media di tutti e tre i fotogrammi. E ora cominciate a vedere una immagine bianca ben delineata in cima e sembra che ci siano dei fori o delle zone trasparenti qui sotto. Se lo si osserva con attenzione, considerando che la velocità dell'oggetto, secondo Lee Hansen, il fotografo, è di circa 120 miglia orarie, si nota che comincia ad assumere la forma di un piccolo aereo commerciale. Facendo un raffronto, si può vedere l'ala luminosa in cima, i finestrini, lo stabilizzatore e la struttura del timone di direzione. Temo che il film di Catalina rientri nella categoria degli aerei non identificati. Beh, ho guardato questo film diverse volte e sono convinto che si trattasse di un piccolo aereo privato. Non c'è bisogno di cercare oltre per avere una spiegazione. E questo, naturalmente, è il problema di tutti gli avvistamenti da notevole distanza. Ma ciò che veramente mi incuriosisce sono gli incontri ravvicinati. Un incontro del genere capitò alla signora Jessie Rostenberg, che all'epoca viveva in una fattoria nello Staffordshire. Era un giorno di ottobre, il 21 ottobre 1954. Mi trovavo nella cucina sul retro della casa. Mi stavo preparando e mi ero appena lavata, quando sentii un rumore. Era come un gigantesco calderone d'acqua versato sul fuoco. Ma dovete immaginarlo mille volte più rumoroso. La mia prima reazione fu
I bambini, devo correre fuori. C'è un aereo che si sta schiantando al suolo. Mi infilai la maglietta e corsi fuori dall'ingresso laterale verso il giardino per raggiungere i bambini che tornavano attraverso i campi. On the top of the roof of this old farm. Con mio grande stupore, vidi sospeso sopra il tetto della vecchia fattoria un oggetto che posso descrivere soltanto come un enorme cappello messicano. Aveva proprio quella forma, senza le palline. Doveva trovarsi a 5-6 metri dal punto in cui ero io. Copriva tutto il tetto, per cui la circonferenza doveva essere di circa 20 metri. Era enorme. La gente che si trovava all'interno della nave spaziale stava guardando fuori. Riuscivo a vederli dalla vita alla testa. Erano bellissimi. Avevano lunghi capelli dorati, come quelli degli antichi re. Indossavano una specie di giacca a vento di un colore azzurro molto brillante. E ci guardavano. I loro occhi, l'espressione dei loro occhi, era piena di pietà. Poi d'improvviso sentii che la tensione mi abbandonava. Avvertii qualcosa che si muoveva. Mi voltai per toccare i miei figli. E quando guardai di nuovo, era scomparso. Rimanemmo lì, immobili, e chiesi ai ragazzi: «Avete visto quello che ho visto io?» «Sì, mamma, sì». Ed io dissi: «Dov'è andato?» «Se n'è andato». Guardammo. E il mio secondo figlio disse: «Eccolo lì, mamma». E lo vedemmo nel cielo, proprio come una tenda che turbinava. Girò 3 volte sopra la fattoria, poi si alzò e scomparve. Ogni tanto, a suffragare i racconti di incontri ravvicinati, vi sono anche delle prove tangibili. La mattina del 9 novembre 1979, il guardaboschi Bob Taylor percorreva questo sentiero tra i boschi appena fuori Livingston New Town, nei pressi di Edimburgo. Voltò un angolo e con suo grande stupore si trovò di fronte un oggetto extraterrestre. Era una cosa enorme, con una grossa cupola rotonda. Era di colore grigio scurissimo e tutto intorno aveva un grosso bordo. Da questo bordo vedevo uscire dei bracci con sopra delle cose che mi parvero pale. In seguito descrisse quanto aveva visto al grafico di un giornale locale che disegnò questo schizzo. Mentre ero fermo in questa posizione, uscirono fuori due sfere. Credo che avessero un diametro di circa un metro, con circa 6 punte. E rotolavano su queste punte e giunsero proprio accanto a me. Ricordo di aver sentito uno strattone e un odore molto penetrante, un odore soffocante. Tutto qui. Taylor si arrampicò per questo sentiero e barcollando giunse a casa, dove sulla porta lo accolse la moglie, che rimase sbalordita. Quando arrivò sulla porta di casa, aveva un aspetto terribile. Rimase fermo sulla porta e gli dissi: «Hai avuto un incidente col camioncino?» E lui rispose: «No, sono stato attaccato». E io dissi: «Da cosa?» E lui: «Da una nave spaziale». E io dissi: «Oh, santo cielo, le navi spaziali non esistono. Telefono al dottore, devi essere caduto e devi avere sbattuto la testa». Appariva sconvolto, la faccia era sporca e aveva una cicatrice rossa qui. I vestiti erano tutti sporchi e mi disse che i pantaloni si erano strappati. Fu chiamata la polizia, che sulla scena dell'accaduto scoprì delle impronte inspiegabili. Esaminando la zona trovai 2 solchi e qualcosa come 40 buchi nel terreno. Questi sono i solchi e questi sono i 40 buchi. Ho fotografato i buchi e questa è la fotografia di un buco. Questo buco misurava approssimativamente 9 centimetri. In quest'altra fotografia potete vedere i solchi che corrispondono a queste tracce qui.
I solchi si trovavano all'interno di questa zona recintata e non c'era nessun'altra impronta che portasse a quella zona o che ne provenisse. Questi sono i pantaloni indossati dal signor Taylor. Come potete vedere, sono di tessuto piuttosto pesante. Hanno uno strappo sulla sinistra, proprio sotto la tasca, e uno sulla gamba destra, anche questo sotto la tasca. Questi segni sembrano confermare che il tessuto è stato strappato mentre Taylor indossava i pantaloni. Sono assolutamente certo che quel giorno ho visto una nave spaziale in questo punto. Dobbiamo accettare questa storia del signor Taylor. È un membro molto stimato della comunità, un uomo di grande integrità e non è il tipo che si inventerebbe una storia del genere. Personalmente sono convinto che in questo enorme e incredibilmente antico universo debbano esserci moltissime civiltà superiori alla nostra. E dal momento che noi stessi ci prepariamo ad avventurarci nello spazio, può darsi che altri esseri che abitano l'universo da molto più tempo di noi lo stiano già facendo da milioni di anni. È quindi del tutto ragionevole pensare che forse sono venuti qui in un lontano passato, magari molte volte, come ci suggerisce 2001. Cos'era l'oggetto caduto dal cielo che ancora sconcerta lo sceriffo della contea di Rockingham? Che cos'è piombato dall'alto sul tetto di questa casa nello Hampshire? È possibile che dal cielo piovano pesci vivi? Una storia inverosimile dall'aeroporto Wendon nel Queensland. Un acquazzone tropicale è stato accompagnato da centinaia di pesci vivi letteralmente piovuti dal cielo. Gli abitanti del luogo hanno capito subito che si trattava di pesci persico d'acqua dolce e così gli intrusi sono finiti ben presto in padella. I testimoni oculari giurano che i pesci venivano dalle nuvole, ma come siano finiti lì, Dio solo lo sa. Mi sento quasi in imbarazzo a raccontarvi questo episodio perché so che molti di voi non mi crederanno, ma una cosa quanto mai straordinaria si è verificata proprio qui, nel mio club di nuoto di Colombo, dove ogni giorno gioco a ping pong con il mio amico Sarat, il quale di recente mi ha raccontato una storia straordinaria. Sarat, dimmi cosa è accaduto quel giorno. Quel giorno ho visto quattro pesci, quattro o cinque. Quattro o cinque pesci? Pesci, sotto questo albero qui. Sotto questo albero? E si trovano sul terreno? Sì. Cosa hai provato quando li hai visti? Cosa hai pensato? Ho pensato che erano venuti dall'arcobaleno. Così hai pensato che erano caduti dall'arcobaleno? Beh, è curioso, sapevo di queste cose da 40 anni, ma non mi sarei mai sognato che potessero accadere proprio sulla porta di casa mia. Che cosa straordinaria, pesci che cadono dal cielo. Erano circa le 6:15 di una sera d'estate ed ero alla testa di una colonna di automezzi militari. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Joe Elpin, ad Alton Towers, stava attraversando la riserva di caccia su di un autocarro militare. Il cielo si oscurò all'improvviso. Era molto scuro, come per un temporale. Poi arrivarono le rane, a milioni, piovevano dal cielo. Milioni e milioni di rane, lunghe poco più di un centimetro, cadevano addosso a noi, sull'erba, sui veicoli, giù per il colletto delle divise, sui nostri piedi, sulle mani, dappertutto. Ed erano minuscole, non più grandi di un dado o di una zolletta di zucchero. Ed era impossibile proseguire. Non potevamo fare nulla. Quando gli automezzi furono bloccati, avemmo tutti la stessa idea. Spegnemmo il motore e aspettammo che smettessero di venire giù. E piovvero rane per almeno un'ora e un quarto. Il 12 giugno 1954 anche la signora Sylvia Mudei si è trovata sotto una valanga aerea mentre accompagnava i figli nei prati di Platt a Sutton. Era una giornata orribile, una tipica giornata estiva in Gran Bretagna. Pioveva in continuazione, ma questo era un violentissimo acquazzone.
Avevo comprato alla mia piccola un ombrellino rosso e sentii qualcosa che cadeva sull'ombrello. Quando guardammo con nostra sorpresa, ci accorgemmo che si trattava di una pioggia di rane che cadevano a centinaia. Il suo ombrello ne era coperto ed anche le nostre spalle. Quando alzammo lo sguardo, le vedemmo cadere come fiocchi di neve. Poi vedemmo che il terreno era completamente coperto di rane per circa 50 metri quadrati. Il mio interesse per i misteri fu stimolato per la prima volta dalla lettura di storie che parlavano di rane piovute dal cielo. Queste storie erano state raccolte all'inizio del secolo da un americano di nome Charles Fort, che trascorse gran parte della propria esistenza in polverose biblioteche intento a scovare vecchi ritagli di giornale. Le raccolse in una serie di libri interessanti e spesso spiritosi, dai titoli misteriosi come Ecco e Il libro dei dannati. Oltre alle rane, Charles Fort riferì di piogge di pesci, cereali, cenere, formiche, vermi e, cosa più straordinaria di tutte, di una tartaruga ricoperta di ghiaccio e persino di un alligatore caduti su alcune cittadine americane negli anni 1890. Piogge di questo tipo non sono poi così insolite. Charles Fort ne ricorda una verificatasi proprio qui, nei giardini di Cinnamon, anche in questo caso non lontano dalla mia casa di Colombo. L'evento fu riferito da Sir James Emerson Tennet, autore di una importante storia naturale di Ceylon. Sir James stava cavalcando in questa zona dopo un violento temporale, quando si accorse che il terreno era coperto di guizzanti pesciolini. E qui ci troviamo ad almeno un miglio dal mare e non ci sono né paraggi, né laghi, né stagni, né fiumi. Ma Sri Lanka non è il solo posto in cui si sono registrate piogge di pesci a cielo sereno. Nel 1948 il signor Ian Petty, ex campione dilettante di golf della Gran Bretagna, aveva appena iniziato un percorso al golf club Barton-on-Sea. Ero impegnato in una partita con mia moglie verso le 6 di una sera di giugno. Ci stavamo avvicinando alla seconda buca e mia moglie si apprestava ad eseguire il secondo colpo, da lassù. E prima che potesse colpire la pallina, un pesce cadde a terra proprio dinanzi a noi. Alzammo lo sguardo al cielo ed improvviso vedemmo centinaia di pesci che cadevano in un'area di circa 100 metri. Erano vivi, erano più o meno di queste dimensioni, più grandi dei bianchetti e direi più piccoli delle sardine. La mia reazione fu di assoluta sorpresa. Dopotutto in cielo non c'era nemmeno una nuvola e non ci si poteva aspettare che cadesse dal cielo alcunché. Non c'erano stati in precedenza segni di un eventuale temporale o altro. Era una umida mattina d'ottobre del 1947, quando a Marksville piovvero pesci. Quella mattina, quando uscii da casa per andare a scuola, passai dal retro. Avvicinandomi al garage, sentii qualcosa che cadeva sul tetto di lamiera del garage e contemporaneamente qualcosa mi colpì sulla testa e sulle spalle. Abbassai lo sguardo e vidi che erano pesci. Ero a letto, non mi sentivo bene. Non mi ero alzata presto, ma la mia cameriera era venuta presto ed era in cortile. Io ero ancora a letto quando lei arrivò di corsa, incredibilmente eccitata. La mia cameriera è nera, ma quel giorno era bianca dall'eccitazione. Arrivò e mi disse, «Miss Lola, Miss Lola!» Mi disse, «Piovono pesci, piovono pesci!» Quando sentimmo tutto quel rumore, quando i pesci caddero sul tetto di lamiera, la mia cameriera, che si chiamava Viola, corse fuori insieme a me. Era molto turbata e continuava a dire, «Signore, signore, deve essere la fine del mondo».
Stavo risalendo questa strada in direzione nord. Ero a un isolato circa di distanza quando d'improvviso un pesce cadde sulla mia destra, cioè sulla sinistra dell'auto. Vidi il pesce che cadeva dal cielo. Continuai a guidare ed ero estremamente sorpreso. Quando arrivai qui in questa località, il cortile era completamente coperto di pesci ed ero stupito. Mi fermai e proprio in quel momento accorsero altre persone e tutti erano stupiti e non riuscivamo a credere che i pesci erano venuti giù dal cielo. Dissi a mio padre che alcuni pesci mi erano caduti addosso, ma lui era piuttosto incredulo. Visto che non mi credeva, alla fine gli dissi: «E va bene, andiamo fuori e te li faccio vedere». Così andammo sul retro e li mostrai a mio padre. Naturalmente, come avrebbe fatto qualunque ragazzo di 14 anni, volevo che mi spiegasse tutto, ma lui non ne fu capace. È affascinante. La prima ipotesi che viene alla mente è che un mulinello li abbia sollevati in aria prima di farli cadere dinanzi agli occhi dei testimoni. E sono certo che questo spiega alcune piogge di pesci e di rane, ma la teoria del mulinello presenta qualche problema. Perché sempre un solo tipo di pesce per volta e non vari tipi insieme ad altri oggetti? Come mai talvolta si tratta di pesci d'alto mare? Inoltre, ciò che cade deve pure essere salito. Come mai nessuno ha mai riferito di averli visti salire? Interrogativi simili sono posti da un altro sorprendente fenomeno: blocchi di ghiaccio, spesso molto grandi, che cadono dal cielo sereno. Su questo tranquillo complesso residenziale a Lyndhurst, nello Hampshire, è caduto in una calda giornata estiva del 1980 un blocco di ghiaccio. Il meccanico Ed Fox, accorso a casa dal lavoro, trovò dei grossi blocchi di ghiaccio nella stanza da letto. All'incidente assistette, a pochi metri di distanza, la vicina Megan Murray. Anzitutto ho sentito un sibilo, come quando parte un razzo. Poi il sibilo è stato praticamente sovrastato da un'enorme esplosione, come se qualcosa fosse saltato in aria. Direi che è uno di quegli avvenimenti inspiegabili. Non so da dove veniva. In una calda giornata estiva non ti aspetti di certo di trovare grossi pezzi di ghiaccio che vengono giù dal cielo. Un caso analogo, rimasto insoluto per molto tempo, successe in America, a Rockingham, Virginia. La bomba di ghiaccio è stata conservata dallo sceriffo della contea. La casa di Wilbur Cullors e della sua famiglia fu il bersaglio di questa bomba. Io, mio figlio e la sua attuale moglie ce ne stavamo seduti qui a guardare la televisione. Per essere precisi, l'uomo da 6 milioni di dollari. E l'uomo da 6 milioni di dollari era appena salito sul tetto di un grosso edificio. Si era allungato e si era aggrappato ad un fumaiolo o qualcosa del genere, dandogli uno strattone. E proprio in quel momento sentì un rumore, come se il soffitto stesse cadendoci addosso. Guardammo il soffitto e vedemmo il materiale isolante e il ghiaccio che cadevano a terra volando sopra di noi. Penso che se fossero caduti un metro e mezzo più in qua, probabilmente ci avrebbero ammazzati tutti. Più tardi venimmo a sapere che erano stati trovati diversi pezzi di ghiaccio. Un pezzo era caduto sulla strada, proprio dinanzi alla casa. Un altro pezzo sulla collina, nel terreno di un uomo. Non avevamo idea di dove venisse. Certo che veniva giù come una bomba. L'unico frammento di ghiaccio rimasto è ora affidato al sergente Butch Oettinger, che sta facendo un ultimo tentativo per risolvere il caso. Dopo un viaggio di 2000 miglia, il sergente Oettinger giunge a destinazione presso il Centro Nazionale per la Ricerca Atmosferica, sperduto sulle montagne rocciose. Qui si trova il laboratorio del dottor Charles Knight. Avanti. Salve. Il dottor Knight? Sì. Sergente Oettinger.
Rockingham. Molto lieto. Dell'ufficio dello sceriffo della contea di Rockingham. Lieto di conoscerla. Sono qui per una analisi del ghiaccio caduto a Timberville. Sì, sì. Vediamo che aspetto ha. Se potesse analizzarlo, veda un po' se può aiutarmi. Quanto era grande il pezzo che è caduto? Il pezzo che è caduto direi che era circa... Era grande più o meno quanto un pallone da pallacanestro. In ogni caso troppo grande perché potesse trattarsi di un picco di grandine. È di una dimensione notevole. Suppongo che questa parte angolata faccia parte di una superficie che si è spezzata. Sì, signore, è così. Dunque, la prima cosa da fare consiste nel tagliare il ghiaccio con una sega per portare alla luce la struttura interna. Poi prendiamo un pezzo di vetro appena caldo per liquefare un sottilissimo strato del ghiaccio e lo mettiamo su questa lastra di alluminio fredda. Quando l'acqua si gela, allora bisogna tagliare parallelamente alla lastrina di vetro per ottenere uno strato uniforme e sottilissimo che consenta di vedere la struttura interna. Innanzitutto si può vedere che i cristalli sono piccoli, in media hanno un diametro di circa un millimetro. E c'è anche una traccia di una struttura a strati. C'è uno strato di cristalli alquanto visibile. A titolo di raffronto possiamo esaminare la sezione di un grandissimo chicco di grandine. Questo chicco di grandine era grande più o meno così. Un chicco grande? Ed è composto da strati alternati di cristalli più piccoli e più grandi. Allora tra i due c'è una grossa differenza. Certamente. Io credo che possiamo concludere con certezza che non si trattava di un chicco di grandine. Nel caso del chicco di grandine conosciamo il fondamentale meccanismo di crescita. Questo è un chicco grandissimo caduto nel 1979 a Fort Collins, qualche miglio a nord. Chicchi di queste dimensioni cadono ad una velocità di circa 100 miglia orarie, mentre un pezzo di ghiaccio grande quanto un pallone da pallacanestro, come a Timberville, cade probabilmente ad una velocità di circa 125-150 miglia orarie. Quindi, qual è in sostanza la sua opinione sul ghiaccio caduto a Timberville? Sostanzialmente, sulla base dell'esame del ghiaccio, dobbiamo concludere che non lo sappiamo. Sono stati analizzati alcuni misteriosi pezzi di ghiaccio in cui sono state rinvenute foglie di tè e altre cose del genere, e questo prova che venivano da un aereo. In questo caso non c'è alcun indizio positivo su una qualsiasi specifica origine. Dietro a tutto questo potrebbe esserci qualcosa di importante sotto il profilo scientifico. Sappiamo che il ghiaccio può cadere dagli aerei dove si forma sulle ali oppure da toilette difettose. È quindi importante sapere se ci sono state segnalazioni del genere prima dell'avvento dell'aereo. Ad esempio, nel 1847 in Scozia cadde un blocco di ghiaccio di circa 6 metri. Il blocco cadde nella fattoria del signor Moffat. Il giornale locale scrisse: è stata una vera fortuna che non sia caduto sulla casa del signor Moffat, altrimenti l'avrebbe distrutta. Ancora oggi qualche bomba del genere manca di poco il bersaglio. Nemmeno gli scienziati sono al sicuro, come scoprì il fisico Richard Griffith a Manchester nella primavera del 73. Just in the road here by that manhole cover. In questa strada, proprio accanto a quel tombino, un oggetto cadde al suolo con grande fragore. Mi avvicinai, lo raccolsi e mi resi conto che si trattava di ghiaccio. Pensai che era talmente più grande di qualsiasi ammasso meteorologico di ghiaccio di mia conoscenza che non poteva non avere un interesse scientifico. Ma al di là di questo, pensai che se mi avesse colpito in testa, mi avrebbe ucciso. Nel suo laboratorio all'Università di Manchester, Griffith, il giorno dopo, tagliò ed esaminò il ghiaccio. Notò strane file di bollicine. Le file di bollicine erano estremamente regolari e non sparse dappertutto come nei chicchi di grandine. Sotto la luce polarizzata appariva quasi completamente composto da grossi cristalli, senza alcuna struttura a strati come quella presente nei chicchi di grandine. Qualunque fosse stato il meccanismo che aveva dato origine a questo ammasso di ghiaccio, sapevo che non poteva trattarsi di un normale chicco di grandine. Fu esclusa anche l'ipotesi di un aereo. Nessun velivolo aveva sorvolato la zona quel giorno. Quando il dottor Griffith analizzò l'acqua che formava il ghiaccio, il mistero si fece più fitto. Sebbene non fosse un chicco di grandine, si trattava di un qualcosa di molto simile all'acqua presente nelle nuvole.
Sono sconcertato. Esaminavo questo problema per cercare di vedere se c'era una spiegazione ovvia. Le due ipotesi iniziali, un aereo o un chicco di grandine, possono essere scartate. Non so proprio. Ritengo estremamente significativo che alcune di queste piogge di ghiaccio siano accompagnate da fragorose esplosioni simili al bang di rientro delle nostre navicelle spaziali. Sappiamo che sulla Terra cadono delle meteoriti di ferro, anche se gli scienziati ci hanno messo molto ad accettare questa realtà. Siamo anche convinti che nel Sistema Solare c'è una grande quantità di ghiaccio, gli anelli di Saturno e i nuclei delle comete. È quindi possibile che alcuni di questi fenomeni siano dovuti al ghiaccio cosmico. Ma ci sono altre piogge riferite da vari testimoni oculari rispetto alle quali non so fornire alcuna spiegazione razionale. Le vostre ipotesi valgono quanto le mie. Come d'abitudine, una domenica nel marzo 1977, il signor Alfred Osborne uscì dalla chiesa metodista di Westbury Park e si recò a piedi verso casa in compagnia di sua moglie. Ma quel giorno ci fu un imprevisto. Arrivati in questo punto sentii un ticchettio e pensai che mi fosse saltato un bottone del cappotto. Ci guardammo intorno e ci accorgemmo che eravamo nel bel mezzo di una pioggia di nocciole che cadevano dal cielo. Cadevano sulle auto, cadevano nella cunetta e direi che intorno ce n'erano circa 350. Non avevamo idea da dove potessero venire tutte queste nocciole. Ne raccoglimmo diverse e le portammo a casa come ricordo. Ne rompemmo alcune ed erano fresche e dolci. Il cielo era azzurro. C'era una nuvoletta lì, ma non c'erano aerei, né nulla da cui potessero essere cadute. Un po' sconcertati, ce ne tornammo a casa, dove aspettavamo un amico per pranzo. Quando giunse, ci disse, mi è successa una cosa assolutamente straordinaria. E io risposi, non dirmi che sei stato investito da una pioggia di nocciole. E lui disse, sì, come hai fatto ad indovinare? Aveva avuto la stessa esperienza nello stesso punto 2 o 3 minuti dopo di noi. Non ho idea di come e da dove fossero arrivate. Ho pensato che forse un mulinello le aveva sollevate da terra, ma non so proprio dove si possono trovare delle nocciole a marzo. Altre piogge di generi commestibili si sono abbattute sulla South Mill Road a Southampton. A beneficiarne sono stati il signor Roland Moody e i suoi vicini. Beh, mi trovavo in questa serra intento a raccogliere dei semi quando sentii sul vetro sopra di me un rumore. Non ci feci molto caso, ma circa 3/4 d'ora dopo la cosa si ripeté. Alzai lo sguardo e vidi che il vetro sopra di me era completamente coperto di semi di senape e di crocifere. Se ricordo bene, la cosa andò avanti per tutto il giorno ad intervalli di mezz'ora, un'ora. Direi che la cosa si ripeté almeno 6 volte. Eravamo in sala da pranzo quando sentimmo un enorme baccano. Era un rumore terribile, non è vero? Corremmo fuori, andammo giù in giardino e vedemmo venir giù un mucchio di semi di fave. Sprofondammo entrambi, in quanto si trattava di semi di fava molto grandi. Poi tu ti seccasti un po' della faccenda, non è vero? Mi girai verso mia moglie e dissi, beh, proprio una cosa maledettamente sciocca. Il giorno dopo ci fu una pioggia di piselli, mais e fagioli. A quel punto eravamo tutti alquanto eccitati per la faccenda. Continuava a nevicare e il vento soffiava a raffiche e non riuscivamo a darci una spiegazione. Un giorno ero al telefono che si trova vicino alla porta anteriore. Mio figlio arrivò e per qualche ragione aprì la porta e dalla porta entrò una vera pioggia di fave. Direi che erano dozzine e dozzine. La cosa mi lasciò stupefatta tanto che lanciai uno strillo e la mia amica con la quale stavo parlando al telefono disse «Che sta succedendo?» E io risposi, mi sono venute addosso un mucchio di fave.
La mia amica si fece una bella risata, ma comunque venne a casa mia e fu presente quando la cosa si ripeté. Mi disse che non ci avrebbe mai creduto se non l'avesse visto con i suoi occhi. Sul tappeto ce n'era una dozzina e la cosa andò avanti per tutta la giornata fino alle 8 di sera. Diverse persone venute a farmi visita furono colpite sulla nuca mentre erano sulla porta di casa. Anch'io fui colpita in testa e facevano male. Venivano giù con una tale forza. Suppongo che abbiamo raccolto qualcosa come 5 chili di semi. Era quasi incredibile. I fagioli crebbero, i piselli crebbero, tutto crebbe. E credo che la signora Gale abbia mandato dei semi su nei Midlands, dove il raccolto fu eccellente. Stavo guidando una macchina della polizia in una zona dello Yorkshire quando ho visto il più affascinante degli oggetti volanti a forma di disco. L'oggetto misterioso era a 100 metri, se ben ricordo, rispetto alla strada. Ed era bianco, di un bianco abbagliante. E tutto intorno ruotavano dei fasci di luce colorati. Sulla sommità c'era una cupola, con tanti oblò circolari. Non andava tanto veloce, forse 30-40 km l'ora, ma la cosa strana era che non faceva nessun rumore. Decisamente il più bel velivolo che abbia mai visto. Non c'erano dubbi, quello era un vero UFO. Sono convinto di questo. Non assomigliava a niente di quello che in genere si vede volare nel cielo. La sua presenza ebbe uno strano effetto sulla radio che avevo a bordo. Come d'incanto le trasmissioni si interruppero da un secondo all'altro, senza motivo. Dopo qualche minuto l'oggetto volante schizzò via velocemente e sembrò che atterrasse nel bosco di una collina. Questo nuovo approccio scientifico ha dato risposte da lungo tempo cercate ai misteri dell'universo. In questo ambito scientifico lavora Thomas E. Bearden, le cui ricerche si concentrano sulla gravitobiologia, una nuova biofisica. Molti degli ascoltatori che affollano le mie conferenze dichiarano di aver avuto delle esperienze insolite, diciamo. Esperienze di ogni genere, che vanno da quelle di tipo paranormale a quelle di tipo parapsicologico, e chi più ne ha più ne metta. Esperienze mistiche, esperienze religiose, eccetera. Una parte di loro è presumibilmente più interessata a questi fenomeni, non avendo mai avuto esperienze personali. La verità è che questa, chiamiamola pure realtà parallela, mette in crisi la scienza tradizionale nella sua componente illuministica. Fin dalla nostra più tenera infanzia, i detentori del potere scientifico ci hanno sempre fatto credere che la realtà è una sola, inserita in un universo meccanico che funziona come un orologio. Un orologio che, una volta caricato, continua ad andare per la sua strada, obbedendo solo a leggi meccaniche e robotiche, il che non è vero. La realtà è piuttosto proteiforme, cioè si presta ad infinite modificazioni, dando luogo a scelta al paradiso o all'inferno. Insomma, quello di cui ci stiamo occupando è un universo che ha più di una dimensione. Possiamo dire che la realtà, in realtà, è pluridimensionale. Ci sono molte più dimensioni di quelle che vediamo quando, ad esempio, guardiamo un angolo. Oltre alla lunghezza, alla larghezza e all'altezza, ci sono altre dimensioni che non siamo in grado di percepire e che molti scienziati continuano a studiare. Piloti dell'aviazione militare e civile di tutto il mondo riferiscono continuamente delle loro singolari esperienze nei cieli, compresi incontri con UFO. Il 19 settembre 1979, un UFO seguì un aereo militare nei cieli della Germania. Questo è un primo piano dell'oggetto. Questo bombardiere B-52 stava volando dalla base aerea di Edwards verso la California nel 1954, quando un UFO fu avvistato vicino al velivolo. Questo è un primo piano dell'UFO. Molti piloti di bombardieri B-52 hanno riferito di aver visto degli UFO. Questo fu fotografato nel giugno 1966 ad un'altitudine di 4.000 metri sullo Utah da un pilota. Nel giugno 1976, mentre veniva ripreso in volo il Concorde della British Airways, apparve un piccolo UFO. Dopo varie evoluzioni attorno all'aereo, che rivelavano una guida intelligente, l'UFO si dileguò a grande velocità. Testimone del fatto fu l'intero equipaggio. Ecco il replay al rallenti.
Fra le centinaia di avvistamenti di UFO da parte di piloti d'aviazione, il più straordinario fu quello filmato dalla passeggera Jen Oldfield, che si trovava a bordo di un aereo della British United Airlines, il 2 aprile 1966. Ecco un replay del film al rallenti. Questa foto fu scattata il 7 febbraio 1979 all'aeroporto di Zurigo, mentre un UFO immerso in una luce splendente ondeggiava davanti a un aereo. Il 14 aprile 1977 un pilota svizzero ebbe un incontro con un UFO. All'inizio era solo una scia luminosa, ma quando si è avvicinata sono riuscito a percepirne la forma, che era quella di un disco, o meglio, di un sigaro. Si muoveva a scatti velocissimi ed era più o meno della grandezza di un aereo. Non avevo mai visto niente del genere. Non era né un pallone sonda né un ordigno militare. Ricordo che a un certo punto il secondo pilota mi ha detto: guardi là sulla sinistra. E io ho guardato a sinistra e ho visto un qualcosa sospeso nell'aria, luminoso come una stella. Sì, era una fonte luminosa. Ai piloti che avvistano degli UFO viene chiesto di compilare un rapporto ufficiale ma riservato. Questo è uno dei primi filmati di un UFO. L'oggetto si muoveva cambiando quasi istantaneamente direzione e velocità. Il fatto destò una grande curiosità e confusione nel pubblico e nella comunità scientifica, perché nessun mezzo aereo terrestre dell'epoca era in grado di dare simili prestazioni. Mentre filmava a bordo di un elicottero per conto della Marina Militare americana, Lee Hanson, un fotografo di professione, scattò queste immagini di un oggetto volante nel cielo dell'isola di Catalina in California il 15 aprile 1966. Il velivolo spaziale, sprovvisto di ali e di coda, aveva un diametro di circa 10 metri e viaggiava alla velocità di circa 270 km all'ora. Non c'era segno visibile di sistema di propulsione. Questo film, girato da James Walters in Colorado il 23 luglio 1963, mostra un UFO che attraversa il cielo a incredibile velocità, seguito da un secondo UFO. Questo è lo stesso film proiettato a un dodicesimo del passo normale. Da un'analisi risulta che nessun aereo terrestre può viaggiare a una tale velocità. Poco prima della mezzanotte del 30 dicembre 1978, Kentin Fogarty, un giornalista, e un'equipe televisiva decollarono con un velivolo Argosy alla volta di Christchurch, in Nuova Zelanda. Poco dopo il decollo, il personale radar a terra avvertì Fogarty che l'aereo era seguito da parecchi UFO. Nei 50 minuti di volo, l'equipaggio vide e filmò gli UFO. Essi avevano la parte inferiore luminosa e quella superiore trasparente. Gli oggetti facevano incredibili acrobazie. Questo movimento occupa un solo fotogramma del film. La sequenza di foto e di film che vi mostreremo è opera degli astronauti. Viaggiando nello spazio, essi ebbero vari incontri con gli UFO, che vengono rivelati ora per la prima volta dopo decenni in cui erano rimasti segreti. Sul volo spaziale del Gemini 4, il 3 giugno 1966, l'astronauta James McDivitt scattò la foto di questo oggetto cilindrico. L'astronauta Frank Borman riferì di aver visto questi oggetti volanti in formazione. Durante la missione Mercury del 20 febbraio 1962, l'astronauta Carpenter scattò la foto di questi due oggetti luminosi. Durante la missione del Gemini 11, il 13 settembre 1966, Pete Conrad e Richard Gordon osservarono un ammasso di UFO vicino al loro velivolo spaziale. Durante la missione dell'Apollo 11 nel luglio 1969, Neil Armstrong e Buzz Aldrin videro questi due UFO che orbitavano intorno alla Luna. Gli astronauti filmarono questo oggetto straordinariamente luminoso dalla nave spaziale Apollo 11 e riferirono al centro spaziale Johnson di Houston, Texas, che gli UFO li avevano addirittura accompagnati sulla Luna. Molti astronauti nel corso delle loro missioni fecero delle riprese a scopo personale.
Questa lunga sequenza girata da James McDivitt mostra le notevoli capacità acrobatiche degli UFO. Gli astronauti incontravano gli UFO con tale frequenza che questi divennero parte della loro vita quotidiana. A causa del veto imposto, tuttavia, essi non poterono parlare pubblicamente dei loro incontri. Uno dei primi a rompere il silenzio è l'ex astronauta Brian O'Leary, professore di fisica ed astronomo dell'Università di Princeton. In seguito alle mie esperienze e ai miei innumerevoli esperimenti scientifici, posso affermare che il fenomeno UFO, con tutte le sue conseguenze, fa parte della nostra realtà, per quanto assurdo possa sembrare. Navi madri entrano raramente nell'atmosfera terrestre, ma in una di queste rare occasioni fu girato questo incredibile filmato. Mostra una nave madre che vola a bassa quota sulla Germania. È il 1980. L'oggetto fu osservato da molti abitanti di una cittadina vicina che dichiararono di aver visto tre navi spaziali più piccole uscire da una più grande. Queste persone affermarono che la nave era lunga almeno 30 metri. Questo filmato di una nave madre a forma di sigaro fu girato a Rhode Island negli Stati Uniti il 3 luglio 1967. Il movimento della nave, simile a quello di una foglia, è comune a molti avvistamenti. Questa fotografia fu scattata da Inaki Osis il 13 febbraio 1968. Così l'ex poliziotto inglese Anthony Dodd. La mia opinione personale sugli UFO è che si tratti di veicoli pilotati da alieni. E quando dico alieno, intendo proprio estraneo ad ogni cosa che conosciamo. E quindi provenienti da un altro mondo. Esaminando le testimonianze di chi li ha visti, notiamo una grande varietà di descrizioni, sia per l'aspetto sia per le forme. E questo può ingenerare un po' di confusione per l'eccessiva diversità delle descrizioni. Ma d'altra parte, se questi misteriosi visitatori arrivano da mondi diversi, è normale aspettarsi forme diverse e velivoli diversi, il che mi sembra abbastanza logico. In Russia, una grande folla di persone che si era riunita per ascoltare una famosa cantante vide più di quello che si aspettava. Quando improvvisamente un UFO volò sulle loro teste, i cameraman puntarono immediatamente l'obiettivo sull'oggetto e registrarono uno spettacolo aereo che durò parecchi minuti. La folla trovò questo molto più interessante della cantante e alla fine anche lei smise di cantare per osservare l'UFO. In Russia si avvistano regolarmente numerosi UFO. Questi globi di luce sono identici a quelli osservati in Belgio e nel resto dell'Europa nel 1990 e che attirarono l'attenzione dei più alti gradi civili e militari delle nazioni. Quest'UFO a forma di sigaro fu filmato su Krasnodar da un cineamatore nel 1990 in Russia. Lo Stato Maggiore sovietico ha riconosciuto che questi oggetti sono macchine volanti aliene. Persone di ogni paese hanno dichiarato di aver avvistato degli UFO. Le descrizioni di questi oggetti volanti sono tutte molto simili, nonostante che i testimoni oculari vivessero a migliaia di miglia di distanza. Tra i testimoni oculari ci sono astronauti, piloti, scienziati, poliziotti e addirittura presidenti degli Stati Uniti. Jimmy Carter e Ronald Reagan hanno raccontato apertamente di aver visto degli UFO. Dal 1945 sono stati denunciati un totale di 5 milioni di avvistamenti UFO in tutto il mondo. La maggior parte riguarda strani oggetti e in alcuni casi sono state anche avvistate delle grandi formazioni. Le formazioni solitamente appaiono dopo le 9 di sera. Anche se una vasta percentuale di questi avvistamenti può essere spiegata come fenomeni naturali, per altri ciò non è possibile.
20 luglio 1952 queste luci apparvero improvvisamente nel cielo sopra Washington, muovendosi dalla Casa Bianca verso il Campidoglio, e centinaia di persone furono testimoni di questo evento straordinario e ne rimasero sbalordite. Le luci saltavano repentinamente da una posizione all'altra. La gente comune non aveva mai visto nulla di simile, invece i militari avevano già una lunga storia di incontri con questi strani oggetti, ma non ne avevano mai parlato pubblicamente. Fu convocata immediatamente una riunione allo scopo di studiare un piano per distogliere l'attenzione del pubblico dall'avvenimento. Fu deciso che da quel giorno in poi l'argomento sarebbe stato sottoposto al controllo del Consiglio di Sicurezza, per cui il capo dell'Air Intelligence, il maggiore generale John Sanford, fece un annuncio per fuorviare il pubblico. Possiamo dire che i recenti avvistamenti non sono assolutamente collegati con eventuali sviluppi segreti di qualche agenzia degli Stati Uniti. Nell'aprile del 1969, un incidente di notevole importanza interruppe un'esercitazione dell'aeronautica finlandese. Osservati da dozzine di piloti, sette oggetti circolari apparvero in cielo sul campo d'aviazione di Pori, nella Finlandia occidentale. Appena uno dei caccia si avvicinò agli oggetti, questi si alzarono in formazione e si allontanarono ad altissima velocità, dirigendosi verso nord. Volavano con un vento contrario che fu calcolato attorno ai 180 km all'ora. Il pilota Tarmo Tukeva fu incaricato di seguire gli strani intrusi. Quale fu la sua reazione? L'unica cosa da fare era indirizzare l'aereo verso la città di Pori e poi controllare la situazione. Può descrivere gli oggetti? Erano più o meno rotondi, come delle sfere, senza alcuna estremità affilata, ed erano di colore giallo pallido. Quanto è riuscito ad avvicinarsi? Era impossibile giudicare l'esatta distanza, perché gli oggetti non avevano una forma precisa e mancavano punti di riferimento. Quando gli oggetti hanno iniziato ad abbandonare la zona, a che velocità stavano andando? Non c'era alcun modo di misurarla. La mia velocità era di circa 700 km l'ora. Gli oggetti si diressero verso nord, ad una velocità di gran lunga superiore alla mia. Avete mai dato una spiegazione razionale su cosa fossero quegli oggetti? È difficile pensare ad una spiegazione logica. L'astronauta Edgar Mitchell disse, dopo essere ritornato dalla Luna, «Tutti sappiamo che gli UFO esistono. Forse dovremmo chiederci da dove vengono». Il cosmonauta sovietico Grechko ha dichiarato, «Se mi fosse permesso di dire quello che ho visto nello spazio, il mondo ne rimarrebbe sconvolto». L'evento che io ho vissuto risale alla sera del 21 settembre 1971. All'epoca io ero un ufficiale superiore comandante del reparto volo della scuola di Lecce ed ero in volo notturno per seguire degli allievi che volavano da soli. E quella notte io sono stato inseguito, raggiunto e quindi superato da un oggetto che inizialmente si era manifestato con degli effetti luminosi. Poi quando mi ha raggiunto ed io ho potuto vedere che cosa ci fosse, ho visto sopra di me un oggetto sicuramente metallico, perché mi oscurava tutto il cielo e al di là dei bordi io riuscivo a vedere il cielo stellato, e questo oggetto di una luminescenza verde smeraldo, dopo un certo periodo di tempo, che non so bene valutare se fossero secondi o minuti, mi ha superato inizialmente in maniera di poco superiore alla velocità del mio aereo. Dopodiché è scomparso con un'accelerazione improvvisa verso nord-ovest. E questa accelerazione era talmente violenta che sicuramente un corpo umano sarebbe stato distrutto da questo tipo di accelerazione. Una volta calmato, una volta ripresomi dallo shock, ho chiesto notizie al radar della difesa che avevamo nelle Puglie, il quale mi ha confermato di non aver avuto nessun avvistamento oltre il mio aereo e l'aereo dei miei allievi che volavano sotto di me.
Nonostante la cortina di segretezza imposta dalle autorità, ricercatori in tutto il mondo sono ormai in possesso di informazioni dettagliate sul fenomeno UFO. In questo mio evento, io finché indossavo la divisa militare non ne ho mai parlato, dato il naturale riserbo che esisteva e penso esista tuttora presso le forze armate e presso l'aviazione civile. Una volta dismessa la divisa da ufficiale pilota e indossata la divisa di pilota civile, essendo più libero delle mie azioni, ho divulgato l'avvenimento ed in seguito a questo molti colleghi, sia piloti militari sia piloti civili, hanno espresso i loro dubbi ed hanno raccontato i loro eventi, chiedendo sia a me sia a persone più esperte di me notizie sui loro avvistamenti. Il nome disco volante fu coniato dal pilota Kenneth Arnold nel 1947. Da documenti riservati della CIA sembra che i servizi segreti della Germania di Hitler furono fra i primi a interessarsi al fenomeno. Durante la Seconda Guerra Mondiale e con grande intensità si verificarono in Europa i primi importanti episodi di attività extraterrestre o di interventi attribuibili ad extraterrestri. È ben noto che il Terzo Reich tedesco fosse interessato allo studio del fenomeno extraterrestre. Ritengo che a causa del proseguire della guerra tutto quello che poteva essere definito un fenomeno aereo doveva essere classificato. Fu una mossa strategica. Gli alleati non volevano che il nemico, il Terzo Reich, sapesse che era sospettato di avere una qualche sorta di alleanza con, diciamo, gli extraterrestri. La prima fase si sviluppò quindi durante l'amministrazione Truman. Ce ne fu poi una seconda durante l'amministrazione Eisenhower, in cui fummo in effetti contattati da ET per così dire positivi, che ci misero in guardia rispetto agli ET che sarebbero venuti dopo. Gli avvistamenti di UFO si sono moltiplicati in coincidenza con crisi internazionali più acute. Durante la Seconda Guerra Mondiale l'osservazione di oggetti volanti ebbe un deciso incremento. La guerra gettò le fondamenta per la conquista umana dello spazio e per la distruzione della vita sulla Terra. Virgil Armstrong asserisce che dagli UFO si sono tratte molte informazioni tecniche. Ho iniziato a occuparmi di questo argomento nel 1980, all'Oakland Oratorium in California, quando parlai davanti a circa 800 persone sul complotto governativo riguardante il fenomeno UFO. Ho visto documenti top secret, secondo i quali un oggetto volante non identificato era atterrato nella zona di White Sands, nel New Mexico, e io seguii tutta l'operazione. Non fui coinvolto in prima persona. Non fui coinvolto nella cattura. E comunque non si trattò di una vera e propria cattura. L'UFO atterrò dolcemente nella zona di White Sands. Noi li tenemmo sotto controllo e in seguito decidemmo di entrare nel velivolo. Trovammo 5 corpi. L'idea che gli UFO siano solo giochi di luce e che non possano essere studiati scientificamente è sbagliata. Esistono infatti migliaia di rapporti su velivoli extraterrestri che hanno lasciato dietro di sé evidenti tracce fisiche. Nel gennaio del 1981 un UFO atterrò nel giardino di una fattoria in Francia. Le ricerche condotte dall'autorevole ente francese GEPAN e dal Dipartimento dell'Agricoltura, l'INRA, hanno rivelato anomalie nella vegetazione che cresceva dove atterrò l'UFO. La struttura biochimica delle piante era cambiata come se fossero improvvisamente invecchiate. I ricercatori sostennero che solo radiazioni nucleari estremamente potenti avrebbero potuto causare un simile fenomeno. Il centro di ricerca del professor Hynek possiede più di 3.000 rapporti su tracce fisiche del passaggio di UFO. Impronte misteriose sui campi di grano nell'Inghilterra del Nord hanno generato un appassionante dibattito sulle loro origini. L'enigma delle tracce circolari persiste. Nonostante siano stati scoperti dei falsi, siamo ancora lontani da una spiegazione terrestre. L'ondata di avvistamenti del 1990 in Belgio è la più sensazionale dal dopoguerra ad oggi. Centinaia di testimoni hanno riferito i loro avvistamenti e le diverse caratteristiche degli UFO. In particolare quelle di uno straordinario UFO triangolare.
Le forze di polizia, l'esercito e soprattutto l'aeronautica militare hanno inutilmente dato la caccia agli UFO, sulla base delle testimonianze e soprattutto delle segnalazioni radar visuali dell'esercito e della gendarmeria. Ne parla il capitano Nicolas. È importante anche il contatto stabilito fra noi e la base militare di Bertin, che è da considerare una base logistica, perché il centro di ascolto radar si trova nelle sue installazioni. Là la risposta è stata ugualmente negativa. Sugli schermi radar veniva segnalata un eco, ed era impossibile identificare la ragione di questa eco. Senza dubbio, questi dati sono stati confermati da diverse postazioni radar militari. Buona parte delle speranze di riuscire a decifrare questi dati si basa sulle intercettazioni e sulla conferenza stampa dell'aeronautica militare che ne è seguita. A fare il punto sono le numerose correlazioni radar, oltre alle svariate rivelazioni visive dal suolo, sicuramente attendibili. Quattro nostre squadriglie hanno confermato la stessa cosa da diversi punti di avvistamento. Mentre il radar di Glon ha osservato dapprima una specie di eco e quindi un susseguirsi di onde nei paraggi. Il radar di Semmerzak riscontrava il medesimo fenomeno. L'oggetto era velocissimo ed era nettamente visibile sullo schermo. È molto interessante notare che, al momento dell'incontro, l'oggetto si è spostato verso il basso su entrambi gli schermi radar, fino a far perdere il controllo con Glon, per poi riapparire in questo punto ad altissima velocità. È stata dunque effettuata un'intercettazione ed entrambi i radar hanno registrato i medesimi parametri. L'oggetto aveva superato la velocità del suono. Questo è confermato dal radar di Glon. Non è stato possibile avvicinarsi al contatto. Apparentemente si è trattato di una manovra evasiva. Spesso non è possibile spiegare queste interferenze in base ai dati che vengono rilevati da un radar e determinarne l'origine. In questo caso siamo propensi a ritenerli interferenze elettromagnetiche. Ma allora che cosa hanno visto i piloti sul radar di bordo? Ecco, questi sono 3-4 secondi a velocità reale. La linea orizzontale rappresenta l'orizzonte artificiale. La W è l'aereo in blu. Il piccolo rombo è l'eco non identificata, l'UFO. I gradi centigradi sono 4. 570 miglia è la sua velocità, cioè 1000 km all'ora. L'altitudine 2000 piedi, cioè 3000 metri. In 4 secondi arriva a 6000 piedi, poi raddoppia l'altezza, raggiungendo i 2000 km l'ora. Voilà, ça c'est une vitesse de 2000 km l'ora è la massima velocità registrata. Una prestazione ottenuta senza il bang supersonico, che nessun aereo terrestre è in grado di uguagliare. Un mistero. Mistero che il professor Messin dell'Università Cattolica di Lovanio ha studiato nei dettagli, partendo dai dati dei radar militari e civili. Qui abbiamo la traccia di un aereo di linea. A sinistra, quella di un oggetto che non siamo riusciti a definire.
La traccia di cui parliamo, registrata dal radar militare di Semerzak il 30 marzo 1990, è una traccia inesplicabile. Può essere quella di un UFO. Certamente non si tratta di aerei. Le prime ricostruzioni delle traiettorie seguite dimostrano che si tratta di qualcosa non convenzionale. La velocità è discontinua. Le variazioni di altitudine sono estremamente rapide. Il professor Messin ha potuto analizzare i segnali registrati dai radar civili. Anche in questo caso è accaduto qualcosa di insolito. Potete vedere un'immagine del radar di Bertram, come è stata vista dai controllori di volo. Sullo schermo si può vedere il corridoio aereo Bruxelles-Liegi e su questo radar non appare l'indicazione dell'altezza. Seguiamo ora questi strani punti non identificati. Non possono essere aerei da caccia e nemmeno elicotteri. Proseguono secondo una bizzarra traiettoria a zigzag. Non sono in grado di dire cosa siano. Se questi fenomeni dovessero presentarsi nuovamente, spero che si sarà più preparati a produrre un'analisi immediata. Purtroppo molti dati sono andati perduti. Potete notare come ci sia un movimento scalare. Qui è possibile che la velocità dell'oggetto subisca una brusca accelerazione. C'è un altro aereo che sopraggiunge dal basso e vedete, l'oggetto non identificato gli si avvicina e sembra quasi intersecare la sua traiettoria. Il radar di Bertram non è stato in grado di determinare la sua altitudine. Aprile 1990. La foto di un UFO è stata scattata a Petit Rochin, nelle vicinanze di Verviers. Presso la Scuola Reale Militare, la sezione del professor Ashlois è specializzata nell'analisi delle immagini. Vengono messi a punto dei programmi che mettono in grado di identificare le forme con implicazioni militari, come il rilevamento automatico dei carri armati in manovra. Ma da qualche tempo è una foto in particolare, una foto un po' flu, che catalizza l'attenzione. Questa foto riproduce un fenomeno a noi del tutto sconosciuto. D'altra parte si tratta di un documento unico, nel senso che non ne esistono altri. Le informazioni possono essere ottenute unicamente da quanto riusciamo a vedere, cercando di decifrare il maggior numero di dati e di dettagli. Ecco la diapositiva allo scanning elettronico, analizzata in ogni punto. Le tre componenti dei colori fondamentali sono state separate: il rosso, il verde, il blu. È possibile poi amplificare, ingrandire ciascun dettaglio. Ecco le tre componenti separate, rappresentate qui in bianco e nero. A sinistra la rossa, a destra la verde, in basso la blu. Prima informazione. Giocando con la densità, una forma triangolare sembra apparire nella componente blu. E quando le tre componenti vengono rappresentate con altri colori, questa massa portante risulta ancora più facilmente visibile. La forma triangolare sembra un oggetto, ma è solo un'ipotesi. Non si può dedurre che ha una massa portante. Dall'immagine possiamo solo supporre che vi sia una massa portante. La digitalizzazione attraverso altri colori permette di mettere in evidenza delle impercettibili variazioni di intensità luminosa alle quali il nostro occhio non è sensibile. Ecco, per esempio, la rappresentazione a quattro colori per la variante rossa.
Le parti più scure sono evidenziate in blu, le chiare in verde. Con questi colori l'immagine ha dei contrasti maggiori. Questo cliché rivela una seconda caratteristica anomala. Le linee luminose sono separate dalla loro fonte in alto e in basso a destra. Ecco, l'immagine è ancora più netta. Ma analizziamo la componente blu sulla base di altri dati. Noi vediamo nettamente la massa portante. Qui il bordo è netto. Qui invece è piuttosto offuscato. Possiamo immaginare un movimento obliquo piuttosto che rotatorio, come da questi filamenti che si distaccano. Vede? Le luci sono molto più intense al centro che ai bordi della massa portante. Si spostano e sembrano essere indipendenti dal resto della struttura. È inoltre impossibile identificare un centro di rotazione comune a tutte queste luci. Il professor Ashrois non nutre dubbi sulla complessità dell'evento. Sono stati memorizzati 49 milioni di punti, per un totale di 1 miliardo 200 milioni di bit di informazioni. Nuova operazione, il filtraggio, che riduce l'offuscamento ed esclude i disturbi dell'immagine. Adesso cominciamo ad ottenere un'immagine più vicina a quella originale dell'UFO. Questa è la componente blu originale. Questa è la componente blu dopo essere stata filtrata. Questa è la componente rossa iniziale. Questa è quella con gli altri colori. A sinistra le versioni filtrate, a destra le versioni non filtrate. Tanto nella componente blu quanto in quella rossa, osserviamo un alone di luce intorno all'oggetto, ma non sembra essere esteriore. Che cosa significa? Non si sa. C'è un irraggiamento provocato dall'oggetto. Manifestement, puisqu'il est présent, en tout cas dans le rouge et même dans le bleu. Alone, irraggiamento, rivediamoli in bianco e nero. I fuochi in componenti blu che si trovano sopra e i fuochi in componente rossa che sono in basso potrebbero far pensare che l'irraggiamento sia più forte nella banda rossa che in quella blu. Cioè, l'irraggiamento di questo tipo di fonte luminosa è più forte nelle onde lunghe che in quelle corte. Sicuramente i dati non possono essere stati falsati dalle operazioni di filtraggio. Dovremmo quindi analizzare la macchina fotografica che ha scattato l'istantanea. Un triangolo nero. Un triangolo abbastanza stabile con irraggiamenti flu. Nessuno comunque sa dire che cosa sia, ma si può sicuramente dire cosa non è. Non è un aereo. O meglio, non se ne conoscono di analoghi. È un oggetto volante, ma di tipo sconosciuto. Si deve anche escludere l'ipotesi di un elicottero. Il misterioso triangolo è stato anche filmato. Quello che vedete è certamente un oggetto straordinario, registrato il 12 marzo 1991 dalla videocamera del signor Robert, nei pressi di Tonge. Ascoltiamo la registrazione audio in originale. Oui, on entend un sifflement. Oui. Fotogramma dopo fotogramma, l'impulso luminoso è ben visibile e dura meno di un 25esimo di secondo. Thank you.
Il signor Alfarano ha filmato questo UFO la sera del 30 marzo 1990. È stato l'inizio degli avvistamenti. Trenta secondi più tardi. Ora vediamo meglio il triangolo. E un po' più tardi, agli occhi del signor Alfarano, appare distintamente il triangolo. L'apparecchio che vedo assolutamente très 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 bien. Immagine dopo immagine, vediamo dei cambiamenti nell'intensità luminosa e una quarta luce che appare debolmente al centro. Rivediamo infine il terzo passaggio dell'UFO, a velocità dimezzata e ingrandito. Esistono migliaia di fotografie di UFO. Le foto dei coniugi Trent, scattate nell'Oregon nel 1950, sono state sottoposte ad ogni sorta di analisi e i ricercatori le considerano genuine. Oggetto di aspre critiche simili a quelle che colpirono Adamski è lo svizzero Edward Meyer, sia per le sue sensazionali fotografie, sia per le sue asserzioni di contatti con degli umanoidi. Ancor prima che le sue dichiarazioni potessero essere verificate, Meyer fu etichettato come il falsario UFO del secolo. Meyer sostiene di essere stato in contatto con degli alieni che venivano sostituiti a intervalli di 11 anni, lo stesso ritmo dei cambi nell'attività delle macchie solari. Creature provenienti dalla galassia delle Pleiadi avrebbero detto a Meyer che la ragione della loro cautela nell'avvicinarsi agli umani era il non voler dar vita a una nuova religione. Le fotografie di Meyer mostrano cinque tipi differenti di UFO. Le indagini sul caso Meyer furono condotte dal tenente colonnello Wendell Stevens dell'Aeronautica degli Stati Uniti, che si era occupato di UFO fin dagli anni 40. La domanda è: perché dovrei credere che il caso di Edward Meyer sia un vero contatto con gli UFO? E perché dovrei accettare quelle fotografie come vere immagini di un UFO? Devo dire che nel corso delle indagini scoprimmo non solo un fotografo, ma ben cinque fotografi, cinque diverse persone, tutte coinvolte in questo unico caso. E tutti scattarono delle immagini di quel velivolo spaziale. E in un caso, quattro fotografi scattarono delle foto contemporaneamente, da quattro diverse postazioni, dello stesso oggetto, allo stesso tempo, su quattro rullini differenti. Furono sviluppati in quattro laboratori diversi, in quattro paesi diversi, e tutte e quattro le foto mostravano lo stesso oggetto. A parte questo episodio, prendemmo quattro fra le foto meglio riuscite, una per ogni caso, e le portammo agli esperti statunitensi che le sottoposero a test esaurienti, spendendo più di $60,000 nei più sofisticati mezzi tecnologici. Nel corso di queste prove, scoprimmo che dopo avere eliminato tutti i possibili processi al fine di scoprire se le foto erano state truccate, ci ritrovammo in mano qualcosa di sconosciuto. Non sapevamo come erano state realizzate quelle fotografie, a meno che non ritraessero davvero quegli UFO che il signor Meyer aveva fotografato in tempo reale. La forma degli UFO può variare moltissimo. I più comuni hanno forma sferica, come palle di luce, oppure sono ovali a forma di sigaro.
alcuni sembrano dei dischi. Si sono viste astronavi madre, lunghe svariate centinaia di metri, scaricare piccoli dischi volanti. Sentiamo da Linda Howe il racconto delle sue investigazioni. Il fenomeno delle mutilazioni risale alla fine degli anni 60 e so che inizialmente suscitò l'attenzione di molte persone, anche se i più pensavano che si trattasse dell'opera di animali predatori o di riti satanici. Penso di essermi trovata nella posizione unica e insolita di essere fra quanti presero sufficientemente sul serio questi avvenimenti, al punto di diventare un'autorità in materia, anche se non avrei mai sospettato che il problema delle mutilazioni di animali fosse un fenomeno di portata mondiale. Ma le carcasse stesse sono l'evidenza che qualcosa di altamente insolito è accaduto sul nostro pianeta. Le mutilazioni hanno continuato a riempire i miei fascicoli. Cominciai ad occuparmene seriamente nel 79 e nell'80, quando girai il documentario Strange Harvest, uno strano raccolto. Il fenomeno iniziato 20 anni prima, allora era già di portata mondiale, e tale è rimasto anche nel corso degli anni 80. E oggi ho proprio qui davanti agli occhi un articolo dell'Associated Press intitolato Mutilazioni di bestiame ancora senza spiegazioni. È datato 19 agosto 1990. Ecco una storia attuale. Si tratta di due casi di mutilazioni avvenuti in una cittadina del Mississippi chiamata Guntown. È il 1990. Ne parlai con il veterinario, un tale Macmillan. I fatti vennero così riportati dalla stampa. Una giumenta di circa 220 kg è stata rinvenuta agli inizi di giugno con l'orecchio sinistro reciso e 46 cm di pelle della parte sinistra della cassa toracica totalmente asportati. Dove prima c'era la pelle era stato praticato un buco che arrivava fino al cuore dell'animale. Il veterinario mi disse che si poteva guardare dentro la cassa toracica e che aveva visto un buco proprio in mezzo al cuore. La nostra tecnologia può fare questo genere di cose? Forse il laser. Forse il laser, ma il punto è questo. Che cosa può aver spinto uno o più esponenti della razza umana a occuparsi in questa maniera di una giumenta di Guntown? Sì, i laser moderni, soprattutto quelli dei militari. Beh, sì, potrebbero aver fatto qualcosa del genere. Ma il fenomeno iniziò nel 1967. Il raggio laser era allora studiato solo in laboratorio. E di nuovo quel cavallo rinvenuto nel sud del Colorado, nel settembre del 1967. Si chiamava Snippy, ma il suo vero nome era Lady. Gli era stata asportata la carne dal collo e le ossa erano bianche, come se quel cavallo fosse stato esposto al sole per mesi. Un patologo, John Elshore, che ha recentemente lavorato con me, mi ha raccontato in confidenza curiosi dettagli. I principali organi interni del cavallo, nella cavità dello sterno, non c'erano più. Ma la cosa che lo impressionò di più, questo medico ha lavorato su molti cadaveri umani e animali, fu il fatto che l'animale era totalmente privo di sangue. Non c'era alcuna presenza di fluido né di sangue nella cavità o attorno ad essa. E si stupì di come gli organi del cavallo fossero stati rimossi. E tutto avvenne senza lasciare traccia. Era il 1967. Il patologo prelevò campioni del cavallo Snippy e li portò a Denver, dove con l'aiuto di un microscopio disse che aveva potuto osservare la netta presenza di un calore elevatissimo proprio sul bordo delle ferite. E ripeto, era il 1967. Nell'estate del 1989 lavorammo insieme per prelevare i tessuti di 9 animali mutilati rinvenuti in Arkansas, Oklahoma e Missouri. E ne trovammo un altro a dicembre nell'Idaho. Parliamo dunque di 4 stati diversi. Al microscopio, il patologo trovò la stessa traccia di calore sui margini delle ferite. La sua stima fu di 350 gradi circa, il che chiaramente esclude i predatori.
Qui parliamo di fatti avvenuti in Canada, negli Stati Uniti, in Messico, in America Centrale, in America del Sud, in Australia, nelle Canarie, in Africa e in alcune zone europee. Voglio dire, questa è un'operazione di livello mondiale e in ogni singolo caso gli animali hanno ricevuto un trattamento sostanzialmente analogo. Stessi organi asportati, orecchie, occhi, le mascelle sempre tagliate allo stesso modo e all'interno tutto era stato asportato. Stiamo parlando di ossa perfettamente ripulite su animali che sono ancora caldi al tatto. I tagli riguardano la lingua, sempre in verticale, giù fino alla gola. I genitali dei maschi risultano asportati con un taglio ovale, le mammelle delle mucche con tagli quadrati o ovali, l'intera mammella o solo alcune parti di essa o ancora varianti di questo genere. E il retto completamente svuotato. Questo è lo scenario delle mutilazioni e nessun segno di sangue o fluido. Il sangue veniva drenato. Questo avveniva negli anni 70. Veterinari o persone con conoscenze mediche hanno esaminato alcuni degli animali e hanno constatato, osservando il tessuto, che il sangue era stato asportato così accuratamente che la carne era diventata di colore rosa pallido. Nel corso degli anni Ottanta sono stata presente a molti ritrovamenti di animali mutilati e ho parlato con gente che li ha studiati e i risultati sono variabili. Il tessuto di alcuni animali a volte è rosso, mostrando evidenza di sangue nei tessuti. Nei tagli però che sono stati eseguiti con precisione estrema non c'è traccia di fluido. Tutto ciò fa pensare che qualcosa di davvero insolito sia avvenuto laddove sono state praticate le incisioni. E poi, come è stato prelevato il sangue di questi animali, come è stato possibile non rinvenire alcuna traccia o residuo di liquido? Nel 1989, in una fattoria dell'Arkansas, furono rinvenute 5 mucche tutte in fila. Ciascuna di esse era stata mutilata. Una di queste, erano tutte gravide, aveva sullo stomaco una ferita molto pulita, di un rosa estremamente pallido. Il sangue era stato completamente rimosso. E c'era un buco nella pancia di questa mucca. E dal buco usciva parzialmente il feto del vitello ancora nel sacco embrionale. Si vedeva la mucca con il feto mezzo dentro e mezzo fuori dal corpo. Quando il contadino vide questa scena incredibile e orripilante, chiamò le autorità e il giornale locale. Jim Williamson, il direttore del Little River News di Ashton, Arkansas, mandò una sua giornalista con la macchina fotografica. Fu la prima ad arrivare, circa 5 ore dopo che gli animali erano stati rinvenuti. Fuori dal sacco embrionale, il suolo dove si trovava il vitello era completamente asciutto. Ma la cosa davvero sorprendente fu che chinandosi per toccare il sacco e per fare delle fotografie, si accorse che anche all'interno del sacco non c'era alcuna traccia di liquido. Il fluido dell'embrione era evaporato completamente. Questi avvenimenti hanno sconcertato molte persone. È un fenomeno di portata mondiale, andato avanti per decenni. E poi nessuno è stato mai arrestato per questi reati.